Buonasera, benvenuti a tutti a questa prima puntata, a questo primo incontro del Bicchiere della Staffa. Questa è una serie di incontri quindicinali che vogliamo dedicare ai nostri autori e ai libri che via via escono. Il Bicchiere della Staffa è l'ultimo bicchiere che si beve prima di lasciare gli amici. E abbiamo scelto questa espressione proprio per dare un po' il tono di questi nostri incontri, no? Che vogliono essere delle chiacchierate molto, molto informali e molto libere con degli autori che sono sempre anche degli amici. Questa sera inauguriamo la serie appunto con Giulio Meotti, che è un Buonasera. amico ed è un giornalista di grande valore, che io per il quale ho sempre nutrito una grande stima e che direi di articolo in articolo e di libro in libro sempre più mi convince di averla, insomma, ben riposta. E questa sera parliamo del suo ultimo libro, un libro che sarà in libreria da domani, Ippocrate è morto ad Auschwitz, la vera storia dei medici nazisti. Ne parliamo la sera del giorno della memoria. E questa è una cosa che devo dire mi piace e anche un po' mi emoziona, perché questo è un libro di memoria che ci invita a far memoria, ad alimentare, a mantenere viva la memoria. Quindi mi pare proprio la sera giusta per parlarne, per discuterne insieme. Il libro, come il titolo suggerisce, racconta una storia che probabilmente alcuni di voi penseranno di conoscere. In effetti, probabilmente in parte la conoscerete, ma sicuramente racconta anche una storia che molti di voi, forse la gran parte di voi, non conoscono, che io stesso conoscevo poco, ed è una storia molto più inquietante di quella più nota, più divulgata. Qui non si parla soltanto del dottor Mengele, in tanti libri e in tanti film è stato presentato. Qui si parla di molto altro, ma vorrei che fosse lo stesso Giulio Meotti a raccontarci qual è il nucleo forte del libro che ha scritto. Il nucleo forte, innanzitutto buonasera ai lettori e grazie Ezio. Il nucleo forte è il tentativo di capire, raccontare, e penso che così in maniera sistematica non è stato fatto dal tempo di questo libro famoso di Robert J. Lifton, pubblicato ormai 20 anni fa sui medici nazisti, comprendere questo enigma, che è stato un vero e proprio enigma per me nello scriverlo, cioè capire come il paese che aveva il maggior numero di premi Nobel per la medicina al tempo e che era all'avanguardia nel curare tutte le malattie dell'epoca, perché la Germania Guglielmina e poi della Repubblica di Weimar e poi anche sotto il nazismo era appunto un pilastro della scienza della medicina, arrivò a compiere non soltanto l'olocausto di 6 milioni di ebrei, ma anche precedentemente lo sterminio dei malati di mente attraverso l'operazione T4. È un libro che mentre raccoglievo materiale, ho cercato di leggere sia in inglese che in tedesco con l'aiuto di un traduttore tutto quello che c'è, diciamo, al momento su questo caso, ed è qualcosa che emerge in continuazione, perché non è una storia finita. Se noi pensiamo che il dottor Asperger, che è quello che ha dato il nome alla sindrome dell'autismo, soltanto 2 anni fa si è scoperto che partecipò ad alcuni casi di eutanasia all'ospedale Spiegelgrund di Vienna. È una storia che ancora ha un passato insepolto, ancora abbiamo molto da capire. E il tentativo appunto di raccontare non il mostro, non il sadico, di cui appunto, come dicevi te, sappiamo molto, ma illuminare, ma il grande scienziato, il grande ricercatore, il talento medico, scientifico, il chimico, il fisico che si presta a questa operazione di morte e di sterminio. Penso che in queste 400 pagine il lettore ne esce frastornato dalla quantità di compromissioni, di responsabilità, non soltanto collettive della scienza della medicina tedesca del tempo, ma individuali di storie agghiaccianti, di persone che hanno dato il loro nome addirittura a tante malattie e che parteciparono a questi crimini terribili. Ecco, ma come accade che un uomo di scienza, magari anche un uomo di scienza di successo,
che quindi non aveva bisogno di farsi largo con dei mezzi, con dei mezzucci o con dei mezzi terribili, insomma. Come accade che poi si trasformi nel complice attivo, direi, non soltanto nel complice passivo di una storia così terribile? Direi tre aspetti. La prima è il fatto che la scienza e la medicina non sono morali, sono neutre, non conoscono etica per definizione. Il loro obiettivo è tendere al progresso e il progresso spesso si raggiunge attraverso l'uso di determinati mezzi che non spesso, spesso non sono etici. Il secondo è un aspetto di carrierismo personale, cioè molti di questi medici colsero nel nazismo l'occasione di fare carriera molto rapidamente perché Rudolf Hess, che era il delfino di Hitler, definì il nazismo biologia applicata, che è una definizione agghiacciante, ma detta da loro stessi è abbastanza veritiera. E il terzo aspetto è che in quel caso, secondo me, ci fu una distruzione di una concezione della medicina che affondava appunto in Ippocrate, cioè l'idea che già al tempo della Repubblica di Weimar, attraverso questo libro che si chiamava La liberalizzazione della distruzione delle vite indegne di essere vissute, scritto non da due nazisti, ma da due luminari, uno della psichiatria e uno del diritto, si già arrivò prima di Hitler alla concezione di una medicina utilitaristica, in cui appunto per il bene della medicina si potevano sacrificare un po' di pazienti. Questi tre aspetti, secondo me, umani, culturali-religiosi e di una, come dire, di una debolezza inerente alla scienza stessa di fronte a queste tentazioni, hanno portato quello che hanno portato. Ecco perché, come giustamente osservi, l'eugenetica, che è lo spettro che attraversa tutta questa vicenda, ha una storia più antica e anche una storia, diciamo, progressista e di sinistra. Assolutamente, noi pensiamo che Platone fu il primo a teorizzare il controllo della popolazione e chi doveva o meno mettere al mondo dei figli. A Sparta notoriamente si esponevano, tra virgolette, i bambini difettosi sul monte Taigeto. Si arriva poi alla socialdemocrazia svedese che dagli anni 20 agli anni 70 ha sterilizzato decine di migliaia di persone che considerava appunto indegne di riprodursi. L'eugenetica negli Stati Uniti era un fenomeno di cui si è scritto molto negli anni 20 e 30, ma ha continuato fino agli anni 60 e 70. Come dire, l'eugenetica dal cugino di Darwin, Francis Galton, che la teorizzò fino al socialismo, è sempre stata una tentazione nella, come dire, in una certa cultura progressista, tra virgolette. Qualche tempo fa è uscito in Francia un libro di Pierre-André Taguieff che racconta come proprio l'eugenetica sia per definizione un progetto illuministico di riforma dell'uomo, cioè di tentativo di prendere nelle mani il destino umano e di migliorarlo. I nazisti portarono tutto questo alle estreme conseguenze, non soltanto impedivano alle persone di riprodursi, ma uccidevano su scala industriale, arrivando appunto a quello che appunto sappiamo, il più grande abominio nella storia della medicina, appunto. Ma io ricordo di aver letto un libro che abbiamo peraltro pubblicato noi, che racconta la storia di un medico coinvolto nella Axio Antiqua, no? Georg Renno, sì. Esatto. E lì una cosa che mi colpì è che addirittura ci furono dei genitori che scrissero a Hitler ringraziandolo perché avevano messo fine alle sofferenze dei propri bambini. Questo è uno dei lati più oscuri di questa vicenda, perché il primo caso di eutanasia in cui Adolf Hitler chiede al suo medico Karl Brandt, che fu poi impiccato a Norimberga, di occuparsi di questa vicenda era il cosiddetto bambino K, di cui poi soltanto 15 anni fa si è scoperto il nome, in cui i genitori, questo bambino nacque con delle gravi disabilità, scrissero a Hitler chiedendogli sostanzialmente di metterlo a dormire. Al tempo si diceva così, no? Anche la parola eutanasia è una parola molto dolce, no? E tanti di questi genitori chiaramente non comprendevano quello che succedeva in questi cosiddetti istituti, Hadamar, Hartheim, eccetera. Sono convinto, e lo ha scritto anche un famoso storico tedesco, Götz Ali, qualche tempo fa in un libro che si chiama Zavorre, e lui ha analizzato proprio questo aspetto della responsabilità di una parte dei genitori, che ci fosse un po' entrambe le cose, cioè il nazismo che interviene brutalmente sulla società tedesca, strappando questi bambini. E forse anche un sollievo da parte di molti di loro nel liberarsi appunto di quelle che si chiamavano zavorre o vite indegne di essere vissute. E che cosa succede dopo la fine del nazismo di questi medici illustri che hanno collaborato?
Allora, una piccola parte si suicidò, scampando i tribunali di Norimberga. Una piccola parte come Mengele fuggì in Sud America, diventando poi quello che è diventato, cioè una figura quasi mitologica, cinematografica, culturale. Moltissimi, anche il 90% di loro rientra pienamente nei gangli della medicina. Fino a quando negli anni 80 un genetista, Benno Müller-Hill, scrisse questo libro straordinario che era Medicina di morte, in cui raccontava che molti di loro, antropologi, scienziati, chimici, studiosi dell'ereditarietà, che a quel tempo non si chiamava più ereditarietà, ma genetica umana, era nata la genetica, si riciclarono pienamente. Lo stesso mentore del dottor Mengele, il genetista Otmar von Verschuer, divenne nel dopoguerra il fondatore della Società Tedesca di Genetica. Uno dei capitoli più oscuri che riguardano Mengele, cioè il premio Nobel per la chimica Butenandt, che scoprì gli ormoni, che ebbe un ruolo importantissimo sulla riproduzione umana e femminile, divenne appunto quello che divenne, cioè il guru della biologia nel dopoguerra tedesco. Questo è un altro aspetto agghiacciante, tant'è che le università tedesche stanno ancora in questo momento analizzando quello che hanno nei loro magazzini. Se noi pensiamo che lo Spiegelgrund, che era questo ospedale di Vienna, dove il dottor Gross ha operato fino a tutti gli anni 90, diventando uno dei più importanti psichiatri nella Germania, tra l'altro si iscrisse al Partito Socialdemocratico, quindi non ebbe nessun problema a riciclarsi nel nuovo establishment postbellico, allo Spiegelgrund ci si è liberati di questi cervelli che si prelevarono alle vittime dell'eutanasia soltanto nel 2001-2002. Quindi poco tempo fa, e le università tedesche ancora analizzano, nel 2015, 2016, 2017, ci sono stati casi in cui hanno scoperto che c'era materiale prelevato alle vittime del nazismo e su cui si è ancora fatta ricerca. Quindi è stato, dal mio punto di vista, un grandissimo peccato originale della medicina, in cui liquidare la responsabilità a pochi casi, come si è cercato di fare, è stato forse un tentativo un po' troppo cinico di assolversi la coscienza. Ecco, siccome poi appunto in questo libro si incrociano le vite di tante persone, carnefici e vittime, hai voglia di raccontarci prima una storia che ti pare esemplare di un carnefice e poi la storia altrettanto esemplare da un certo punto di vista di una vittima? Il carnefice, le vittime è un aspetto più complicato, nel senso che così, mentre della Shoah ci sono stati testimoni, tanti, si è detto che questa è stata una piccola Shoah, quella ad esempio dei malati di mente che non ha sopravvissuti perché non si usciva dai manicomi, dagli istituti psichiatrici per poter raccontare. Uno dei casi che a me ha inquietato di più è il caso del dottor Klauberg, che era questo al tempo, negli anni 20 e 30, fu uno degli scopritori del progesterone, che ha avuto un ruolo importantissimo nella messa a punto della pillola anticoncezionale. Lavorava per una delle più grandi case farmaceutiche del tempo, che era la Schering, e veniva corteggiato sostanzialmente da tutti i grandi scienziati della riproduzione europea al tempo. Teneva convegni, conferenze, era invitatissimo. Lui fu uno dei responsabili del progetto di sterilizzazione ad Auschwitz per ordine delle SS di Himmler e aveva un suo dipartimento ad Auschwitz in cui sterilizzava le donne ebree, le cavie, come si chiamavano, che arrivavano con i convogli. E non risiedeva ad Auschwitz. Faceva la spola tra la sua università di Kiel e il campo di concentramento. Teneva un suo dipendente che lo aggiornava sui risultati di queste ricerche. Ora, il caso Klauberg fu poi arrestato negli anni 50 e morì prima di arrivare alla fine del processo. Era un uomo, se lo guardavi, sembrava un piccolo orco, ingrato da un punto di vista fisico, aveva qualcosa di inquietante di sinistro. Ma è una storia incredibile anche per le compromissioni con i nomi che ti facevo prima, con il caso Butenandt, ad esempio, che è questo premio Nobel per la chimica, che si dice che abbia collaborato con Klauberg negli anni appunto 30 e 40 alla messa a punto di questi progesteroni. È una storia agghiacciante. Ci sono tante storie, ci sono storie incredibili di scienziati che hanno dato il loro nome, come dicevo prima, ad alcune malattie, tipo la cellula di Clara, dal nome di Max Clara, che usufruì delle vittime delle esecuzioni naziste
a Brandenburg, quindi usava le vittime del nazismo per studiare i tessuti cerebrali, eccetera, eccetera. E il dottor Eppinger era un altro che prese parte agli esperimenti a Dachau, famigerati, in cui si mettevano i prigionieri di guerra nell'acqua salata o gli esperimenti ad alta pressione, ed era uno che ha dato la famosa malattia di Eppinger, che ancora porta il suo nome. È stato un tentativo negli anni di ritoglierlo, di sbattezzarla, di dargli un altro nome, anche perché era veramente una macchia infamante. È pieno di storie. La storia di Mengele è la storia forse più agghiacciante e quella in cui si fatica meno ad entrare. Io, chiaramente, come saprai, un anno fa scrissi questo articolo sul Foglio in cui era uscita una biografia di Marwell, che è stato l'uomo che per il Dipartimento di Stato americano ha dato la caccia a Mengele in Brasile fino a tutti gli anni 70-80, in cui intitolai, forse in maniera un po' imprudente, il professor Mengele, perché in questa biografia racconta Marwell come Mengele era protetto da tutto l'establishment scientifico del tempo e che era da Auschwitz per un motivo, che non era soltanto, chiaramente diventato per quello noto, uccidere e selezionare gli ebrei che arrivavano all'arrivo, ma per fare ricerca. Ed era considerato un bravo ricercatore, aveva una doppia laurea, un doppio PhD in antropologia, filosofia e medicina, teneva la corrispondenza con il Kaiser Wilhelm Institute, che poi prenderà il nome appunto di Istituto Max Planck, che ancora si chiama così nel dopoguerra. C'erano fior fior di ricercatori che chiedevano occhi da parte di Mengele, campioni di sangue, insomma, era l'uomo deputato nel campo di sterminio di tenere i rapporti con i grandi scienziati del tempo. Questo è un grande buco nero. Alcune cose non le sapremo mai, perché gli studiosi, Max Strunk e lo stesso Benno Müller-Hill, dicono che alcuni di questi aspetti saranno sempre, come dire, tenuti nel segreto, perché molti di questi protagonisti sono passati a miglior vita nel frattempo, non scopriremo mai il livello di compromissione. Però, insomma, quello è un aspetto fondamentale, secondo me, della vicenda per capire questo male oscuro che prese la medicina tedesca del tempo. Ecco, devo dire che leggendo molte storie di questi responsabili di terribili cose, parlo non tanto dell'ambito della scienza, ma chi ha diretto i campi di concentramento, eccetera, spesso ti trovi davanti a degli uomini molto mediocri, che, come posso dire, vengono progressivamente corrotti dal sistema fino a trasformarsi in mostri, no? Io ricordo, per esempio, la storia del cosiddetto boia di Treblinka, raccontata in quel bellissimo libro, In quelle tenebre, ed è la storia di un uomo qualunque, no? Che piano piano, un passo dopo l'altro, si trasforma in un mostro, o quantomeno in un essere totalmente indifferente, che compie senza quasi provare sentimenti delle azioni orribili. Però in questo caso noi siamo di fronte, diciamo, a degli intellettuali, comunque a delle persone di grandi capacità intellettuali, no? Quindi è più difficile supporre questa lenta discesa verso la corruzione. Io mi sono sempre chiesto come mai sappiamo tutto di Heidegger e della sua compromissione con il nazismo. Sappiamo tutto sul fatto che il più grande musicista del tempo, Furt Wengler, suonava per Hitler e per Goebbels. Sappiamo tutto di Ezra Pound, di Louis Ferdinand Celin, Knut Hamsun e Marinetti. Sappiamo del fascismo e di Giovanni Gentile. Sappiamo di tutti i grandi intellettuali che si sono compromessi con il nazifascismo, con le dittature del tempo. Non sappiamo abbastanza sui luminari scientifici, perché secondo me c'è paura di andare a scavare su quel passato, perché la scienza noi oggi la idolatriamo, oggi è stata definita una grande religione dell'uomo contemporaneo. Quindi mettere in discussione la scienza, pensare che la scienza debba farsi un esame di coscienza perché si compromise al tempo con il nazismo, è più complicato che dire Heidegger nazista, discorso del rottorato del 33, è tutto più semplice lì, no? Ah, c'ha la svastica, eccetera. Qui spesso non erano nemmeno iscritti al partito nazista, non fu obbligatorio perché erano dei grandi scienziati e si prestarono all'Europa. Tu hai citato prima il caso interessante di Franz Stangl ed In quelle tenebre di Gitta Sereni, e quello è interessante perché Franz Stangl, prima di andare a lavorare a Treblinka, lavorava nei centri per l'eutanasia. Tutti i grandi capi dell'operazione Reinhardt, dei campi di sterminio, Birkenau, Chełmno, Belzec, Sobibor e Treblinka,
I nazisti da dove li presero? Da coloro che avevano fatto pratica sui malati di mente, sulle prime vite indegne di essere vissute. Sono usciti studi un anno fa in Germania che raccontano come lo stesso personale, a un certo punto finita la distruzione dei malati di mente, si sposta nei campi di sterminio per uccidere gli ebrei. Il primo capo del campo di sterminio di Treblinka era uno psichiatra, era il dottor Eberl. È una storia agghiacciante se la metti in questo termine qui. Come è possibile che un professore, uno psichiatra o persone che avevano la responsabilità, no, di curare il malato, perché il giuramento di Ippocrate ti impone questo, arrivarono nel giro di uno o due anni ad abiurare tutto in quello in cui avevano giurato e creduto per distruggere decine di migliaia di persone nel giro di pochi mesi, perché questi psichiatri parteciparono a un'opera in cui selezionavano con un più o un meno la vita di queste persone e la liquidavano in pochi minuti, all'interno del suolo tedesco, perché a differenza dei campi di sterminio che furono costruiti in Polonia, i campi, i centri per l'eutanasia, furono alle porte di Berlino, di Monaco, di Francoforte, in Sassonia, erano lì, in mezzo a loro. Tutti lo sapevano, era un segreto di Pulcinella. Ecco, questo è un libro di storia, ma io ho come la sensazione che ci parli anche dell'oggi. Cosa sì. Ne dici? Sì, parlo anche dell'oggi perché noi tendiamo sempre a pensare che i nazisti fossero appunto, come ho detto prima, quei grandi mostri. Invece purtroppo si può fare del male anche per cercare di fare del bene. Questa è la cosa complicata del nazismo e della scienza stessa. Loro cercavano di arrivare a un progresso scientifico, di curare questa, quella malattia per i soldati tedeschi al fronte, il tifo, un vaccino, o per fare un chissà quale trapianto osseo usando certi antibiotici, è documentato nel libro. Il problema è che oggi noi pensiamo che quella storia non ci riguardi, ma in realtà ci riguarda, perché non sono io, ma è Jürgen Habermas, che è il più grande filosofo tedesco vivente, il guru della scuola di quel che resta della scuola di Francoforte, aver detto che c'è anche un'eugenetica liberale e democratica. Allora noi che cos'è che apprendiamo da quella storia? Che la distruzione delle vite indegne di essere vissute si può fare non soltanto attraverso l'annientamento diretto, ma anche ad esempio attraverso la prevenzione della nascita, è quello che si fa oggi nei laboratori o nei centri per la riproduzione assistita in tutto il mondo. Non lo dico soltanto io, è uscito qualche tempo fa un libro di un antropologo di Harvard, si chiama The Mutant Project, in cui analizza l'uso delle tecniche di ingegneria genetica nel campo della riproduzione umana e si parla di circa 400 malattie che noi oggi siamo in grado di prevenire. Ora, se leggi il libro, c'è una frase agghiacciante di uno dei medici più importanti riformatori del tempo, la Repubblica di Weimar, che poi si prestarono al nazismo, che si chiamava Karl Schneider, che mentre uccideva i malati di mente chiese di creare una stazione di ricerca nella sua università, Heidelberg, la grande università di Heidelberg, in cui lui disse, a un certo punto disse, ok, lui cercava il segreto dell'idiozia. L'idiozia al tempo era un termine in cui ci finiva dentro qualsiasi patologia psichiatrica, schizofrenia. E lui disse questa cosa terribile che a me ha sempre colpito, un giorno il mio obiettivo sarà raggiunto. Perché? Perché oggi siamo in grado di prevenire certe malattie, di far sì che la specie venga selezionata sotto un certo modo. I cinesi, ad esempio, sono stati bravissimi in questi anni a utilizzare tecniche messe a punto da noi. Una di queste è il CRISPR, che è la tecnica che consente il taglio e cuci del DNA, che ha vinto il premio Nobel lo scorso ottobre per la fisiologia e la medicina, e che loro hanno addirittura usato per far nascere delle bambine immuni al virus dell'HIV. C'è stato uno scandalo internazionale di uno scienziato cinese. Sono preoccupato, diciamo, di una medicina che di nuovo rischia di non ricordarsi del suo giuramento di Ippocrate e di ipotecare la propria coscienza in nome di un cosiddetto bene superiore. In questo caso quale potrebbe essere? Il diritto dell'individuo a una esistenza libera da difetti fisici o psicologici, una cosa su cui noi tutti dovremmo essere in teoria d'accordo, ma qual è il prezzo che paghiamo, ad esempio? Allora mi domando, qual è il prezzo che paghiamo quando in una società come la nostra, ad esempio i bambini con la sindrome di Down, la trisomia 21, nascono ormai, non nascono a un livello tra il 90 e il 97-98%, cioè stiamo sradicando un'intera classe di esseri umani. Siamo sicuri che non dovremmo prenderci una pausa da questa corsa verso il progresso e riflettere sul prezzo che paghiamo? Questa è un po' la storia che secondo me questi medici che parteciparono all'Axion T4, alle sperimentazioni, alla ricerca disumana del tempo potrebbero raccontarci, cioè di una medicina che affonda i piedi ben forti su un'etica sana, secondo me.
D'altra parte il tuo libro si chiude con un'intervista che io trovo molto, molto interessante. Sì, un'intervista a Wanda Poltavska, che oggi ha 96-97 anni, che è stata collaboratrice di Giovanni Paolo II alla stesura di alcune encicliche importanti sull'amore e sulla famiglia, e che è questa donna cattolica polacca che fu oggetto di sperimentazioni terribili nel campo di Ravensbrück da parte del professor Gebhardt, che fu poi impiccato a Norimberga, al tempo era addirittura a capo della Croce Rossa tedesca. Ed era un medico molto bravo nel fare i primi lifting facciali, i primi trapianti, insomma era, come si è detto, molto talentuoso. E lui partecipò a questi terribili esperimenti su queste prigioniere politiche, perché Ravensbrück era un campo, era un lager politico, in cui lei fu appunto massacrata letteralmente da questi medici. E ne è uscita raccontandomi in questa intervista come quell'esperienza la segnò per battersi a favore di una cultura della vita contro quella che lei appunto chiamava la cultura della morte, il suo contrario. Molto toccante, una persona incredibile in cui ha questa capacità di indignarsi nel vedere certi soprusi di oggi condotti in nome della medicina, riflettendo su quella che fu la sua sofferenza al tempo. Li chiamavano le conigliette, erano le loro cavie dei nazisti e furono appunto, molte di loro non uscirono, solo il 10% di quelle donne si salvò da quegli esperimenti. E cita un episodio terribile di quando una donna incaricata di fare una selezione di chi doveva andare a morire arriva accompagnata dalla sua bambina, a cui riserva ovviamente l'affetto che una mamma può riservare a una bimba, che in pari tempo, nello stesso momento, decide chi deve vivere e Chi chi deve vivere deve morire, sì. deve morire. Questo Terrificante, è qualcosa terrificante, di davvero terrificante. inquietante, sì. Purtroppo noi non riflettiamo abbastanza, ma questa storia è una storia, l'Olocausto stesso, la Shoah è una storia, si è detto che è il primo sterminio condotto con i camici bianchi, perché alla fine nelle banchine di arrivo nei campi di sterminio c'erano dei medici, si decideva da Berlino chi doveva morire, chi era ebreo fino a tre quarti, a metà, chi aveva un nonno ebreo, era una discussione sull'ereditarietà, sulla scienza. Insomma, la medicina si è compromessa molto con quella storia terrificante. Ha cercato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, impiccando 4-5 medici, condannando tra l'ergastolo e i 15 anni di galera un'altra quindicina di persone, di assolvere il suo compito. In realtà non lo ha mai fatto davvero. Se pensiamo alla letteratura che è uscita in questi anni, non c'è tantissimo. Un po' di memorialistica appunto, di un libro che avete pubblicato voi, molto bello, c'è In quelle tenebre, c'è il libro di Lifton che ho già citato. Insomma, non è che c'è tanto su questa vicenda. È una vicenda che però ha sempre, non so perché, affascinato e inquietato il lettore, no? Cioè, è il mostro, però il mostro colto, perché appunto il libro inizia con la storia di Buchenwald. Buchenwald non è che il bosco dei faggi, non è che lo costruiscono in chissà quale radura, lo costruiscono davanti a Weimar, che era la città di Goethe, di Liszt, di Schiller, dei grandi poeti e musicisti tedeschi del tempo. Insomma, è una compromissione profonda. Dentro Buchenwald c'era il grande albero sotto cui Goethe, la quercia di Goethe, dove andava a meditare e a comporre versi sull'amore, e a pochi passi c'era il blocco 10 in cui letti ben fatti, grandi medici del tempo, tra cui il presidente del Robert Koch Institute, che noi oggi sentiamo perché è quello che in Germania ci informa sullo stato dell'epidemia da Covid, ma era lo stesso del tempo che faceva esperimenti nei campi di concentramento. Insomma, il bene e il male lì si intrecciano in una maniera che a un certo punto ti confondi, non riesci a capire chi è chi. Questa è la cosa più terrificante. Un'ultima domanda per concludere, una domanda più personale. Com'è che sei arrivato ad immergerti per tanto tempo in questo terribile Questo del libro dei medici? argomento? Sì. Cosa ti ha portato lì? Allora, questo libro in particolare è nato da una voglia di riscatto dopo quell'articolo in cui fui massacrato, la Virginia Raggi, un po' di stampa, una parte della comunità ebraica che non comprese quell'articolo, quindi avevo voglia di spiegare attraverso questo libro l'importanza di quella vicenda, cioè e dal mio punto di vista quello che ha da raccontare. È stato un lavoro di un anno comunque di scavo
profondo, pieno di note, una fatica incredibile. Sulla questione generale della Shoah e dell'Olocausto, ho sempre pensato che lì ci fosse il peccato originale della cultura europea. Alla fine noi giriamo e rigiriamo, c'è stata una responsabilità profonda, ma della cultura europea, non soltanto del nazismo, di fronte a quello che è successo. Non solo questi medici, appunto, abbiamo detto filosofi, letterati. Insomma, lì si è giocata, Solženicyn dice che nella Prima Guerra Mondiale è stato ucciso lo spirito europeo. Secondo me è più facile che nella Seconda, diciamo, questa cosa sia avvenuta, ed era importante per me, anche per un affetto nei confronti della cultura ebraica, del popolo ebraico, che ho sempre avuto, capire questa cosa. Non mi sono mai voluto accontentare di quello che la Vulgata ci ha sempre voluto dire, anche a costo di dividere le coscienze. Molti lettori saranno indignati da alcune parti del libro o da un tentativo di leggere questa vicenda con una chiave nuova, di reinterpretare, quando non ci dovrebbe essere niente da interpretare, no? Abbiamo la giornata della memoria, tutto a posto, abbiamo la nostra routine ogni anno che facciamo. Non è un atteggiamento che mi appartiene. Ho sempre pensato che fosse più bello, come dire, mettersi in discussione e anche mettere in gioco un po' le coscienze delle persone. Io ti devo confessare che in certi momenti, diciamo nelle giornate no, quando leggo certe cose o penso ad altre cose, mi domando chi ha davvero vinto la Seconda Guerra. Bella domanda. È una domanda che credo ogni tanto bisognerebbe fare. Bella domanda, bella domanda. Senti, grazie molto. Grazie a te, Ezio. Stasera, e naturalmente c'è il piccolo rito che la sì. Stasera insieme, cioè beviamo insieme il bicchiere della stampa. Auguri, altrettanto. Alla tua. Del tuo libro. Bene, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ancora grazie. Grazie, grazie Ezio.